non sono i soldi che mancano in Italia, ma mancano le idee unitarie di sviluppo. Beh, fortunatamente dobbiamo dire, e di questo ci danno atto un po' tutti, gli italiani sono praticamente dei risparmiatori e tra i più importanti al mondo, e dobbiamo dire che è questo che in effetti salva in gran parte la nostra economia. Però purtroppo poi manca il supporto dello Stato, il supporto delle istituzioni che non sono in grado di far ripartire la nostra economia. Noi dobbiamo sempre e comunque ricordare che addirittura negli ultimi due trimestri del 2018 si è avuto un segno meno, eravamo per fortuna ribadisco, eravamo entrati in recessione tecnica. Il primo trimestre 2019 invece ha visto una leggera ripresa, siamo al più 0,2%, che rapportato al meno 0,2% praticamente è uno 0,4% in più, però tutto questo non risolve quella che è la problematica della nostra economia. Ovviamente ciò che manca all'Italia, in maniera particolare al Mezzogiorno d'Italia, è la vicinanza della politica. Beh, diciamo che per fortuna dobbiamo dire che negli ultimi tempi l'ultimo governo ha istituito anche il Ministero per il Mezzogiorno, cosa che mancava da tanto tempo, anche se poi dobbiamo dire che di concreto fino ad ora anche in questo senso si è visto ben poco. Tra le altre cose c'è bisogno di una politica non assistenzialistica per il sud, ma c'è bisogno di una politica che vada un attimino a colmare il gap che esiste tra il nord e il sud, dovuto soprattutto anche a delle infrastrutture, per cui dobbiamo dire che praticamente le strutture insufficienti, le infrastrutture penalizzano il sud, per cui c'è bisogno comunque di una fiscalità di vantaggio, di un cuneo fiscale inferiore anche per i lavoratori del sud, di minore burocrazia. Basti pensare che qui per avere delle autorizzazioni si impiegano mesi e mesi, magari poi a dispetto del fatto che comunque si penalizzano le imprese, i cittadini e tutti quelli che hanno voglia di fare.